Buongiorno e bentrovati, grande entusiasmo nell'aria perché si avvicinano le sante feste e noi anche oggi saremo insieme con tantissimi ospiti, ma partiamo facendo un bel punto sull'economia del 2021 con il nostro professor Gianni Lepre. Buongiorno. Salve a tutti. Buongiorno Gianni, allora, un anno difficile. Beh, per la verità gli ultimi due anni sono stati molto molto difficile, per fortuna diciamo le indicazioni ci danno in grande progresso, siamo ad un PIL, chiuderemo il 2021 con un PIL 6,2%, questo non ci accadeva credo da 20 anni e anche di più, le proiezioni del PIL 2022 saranno intorno al 4%, per la verità dovevano essere sul 4,4%, però gli ultimi avvenimenti pandemici stanno frenando un po' il tutto. Però poi praticamente già per il 2023 si riparla ancora di una ripresa del PIL, dovrebbe essere intorno al 2,5%. Quello che diciamo ci preoccupa un poco, anzi non poco, è l'inflazione che sta incominciando a galoppare e tra le altre cose stanno galoppando soprattutto i prezzi delle bollette, delle utenze. Naturalmente questo grava direttamente sulle famiglie per quanto riguarda le bollette che arrivano a casa, però poi anche indirettamente, perché l'aumento delle utenze incide molto sulle imprese e quindi incide poi su tutti i prezzi ed ecco anche l'inflazione. Allora io dopo tornerei sull'inflazione, sull'aumento di quelli che sono poi i costi fissi della vita, così come sul fisco, però ecco, effettivamente è straordinario che dopo un momento in cui si prospettava un'ecatombe, no, economica, in realtà poi il PIL sia arrivato ad una percentuale che non si viveva da 20 anni, quindi una fortissima resilienza dell'Italia e forse diciamo questo grande blocco che è stata la pandemia in realtà ha acceso dei motori che forse si erano un po' assopiti. Che ne dici Gianni? Ma io devo dire, lo dico tra le altre cose molto spesso, in effetti gli italiani nei momenti difficili loro vengono sempre fuori, si ricompattano, lo stiamo vedendo tra le altre cose anche con la politica, abbiamo al governo diciamo dei partiti che sono molto eterogenei tra di loro, eppure diciamo stanno tirando fuori le leggi che ci stanno facendo comunque uscire dai problemi sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista praticamente dell'economia. Quindi tra le altre cose io ne ho fatto un mantra negli ultimi tempi, un mio mantra, quello che è il rimbocchiamoci le maniche, lo hanno fatto gli italiani, lo stiamo facendo tutti quanti tutti i giorni ed ecco che praticamente la nostra economia sta riprendendo, lo abbiamo detto prima, alla grande. Ci sono quei fattori che ci preoccupano, però tra le altre cose, per quanto diciamo mi concerne, e io lo dico spesso, perché poi tra le altre cose io mi permetto di dire a volte anche modestamente mando dei messaggi che poi prima o poi vengono recepiti. È solo combattendo, no, che poi si vincono le battaglie. Se uno si ferma, alza le mani, dice è così, va tutto così, allora ci dobbiamo adattare. Ma tra non le ci altre sono cose, mai cambiamenti, caratterialmente, no? Io personalmente sono quello che vede il bicchiere mezzo pieno, del resto c'è un proverbio cinese, io amo spesso citare i proverbi, c'è la parola crisi in cinese, si scrive in un modo ma ha una doppia interpretazione, cioè la crisi e le opportunità, cioè praticamente dai momenti di crisi
si devono creare fuori le opportunità. Ecco, un po' come la ciorta, come diciamo noi a Napoli, no? Il bicchiere mezzo pieno. Come la ciorta, il modo di dire a Napoli la ciorta, viene inteso sia come grande sventura e sia come grande fortuna. Sì, quando uno dice che ciorta, che tengo ho visto in negativo, però tengo una bella ciorta, ecco. Vedi, guarda quante cose abbiamo in comune con i cinesi. Sì, è vero. Chi l'avrebbe mai detto? Siamo tanto diversi per la verità. Quindi possiamo dire onore e merito sicuramente agli imprenditori, all'iniziativa privata. Sì. Però in questi mesi quello che è emerso sicuramente è che questi imprenditori hanno bisogno di un sostegno più importante da parte del governo, da parte delle istituzioni. Non c'è dubbio, tra le altre cose, quindi mi sembra che però... Ecco, con l'avvento di Draghi al governo, che è una personalità forte di spessore, tra le altre cose, credo che è la nostra maggiore espressione di visibilità nel mondo, nell'Europa, quindi è una persona che quando dice una cosa viene comunque ascoltato. Quindi attraverso Draghi ci stiamo accorgendo che ecco, non è necessario aumentare le tasse, non è necessario aumentare i costi del lavoro, anzi bisogna fare il contrario, quindi per quanto mi concerne è stato fatto, però è stato fatto poco, parliamo di che questa legge di stabilità metterà a disposizione per diminuire le tasse, per diminuire e per far aumentare la busta paga dei lavoratori diminuendo il cuneo fiscale, cioè le tasse che ricordiamo e i contributi è più alto del mondo, del penso. Mondo addirittura, ma anche per quanto riguarda le tasse in generale, perché poi certo. Noi carichiamo di tasse le imprese, però a volte ecco chi ragiona in un certo modo non si rende conto che in effetti poi alla fine il tutto si ripercuote su tutti quanti, quindi anche sulla famiglia, sul lavoratore certo. Dipendente, perché comunque quando va a fare la spesa un'impresa che paga meno tasse è in grado di dare un prodotto a un prezzo più vantaggioso, più tasse paghi naturalmente, più certo. Ne paghiamo le conseguenze certo. Tutti quanti. Perché dall'economia poi arriva la vivibilità del quindi, paese. Dicevamo in effetti bisogna lavorare molto per il futuro sul diminuire le tasse, perché poi allora Gianni se vogliamo fare un punto, un bilancio, visto che abbiamo quasi un tassativo, il bilancio di quest'anno sì. Allora possiamo dire veramente complimenti agli italiani che si sono rimboccati le mani, che si sono dati da fare, la situazione è rosea. Aspettiamo i fondi del PNRR. Ma il PNRR naturalmente deve fare in modo che in effetti bisogna fare in modo che il PNRR venga impiegato. Questa è un'altra tua bene, battaglia. Perché praticamente è un tassativo anche quello, perché certo. È la nostra ultima spiaggia, anche se io ritengo che praticamente ci sono tante fonti all'interno del nostro paese da cui poter attingere per poter poi ricavare tanti soldi e andare avanti serenamente senza continuare a fare debiti con l'Europa o con il mondo. Quindi riassumendo il punto di Gianni Lepre, mi raccomando, non sprechiamo i fondi del PNRR come già abbiamo fatto in passato noi italiani, e le istituzioni che ci aiutino, ma la situazione è rosea perché sembra che Draghi stia dando un forte segno di cambiamento. Grazie mille Gianni Lepre. Grazie a voi e buon Natale. Buon Natale a te, perché noi non ci rivediamo.